God Save the Wine, l'edizione di primavera, il primo sole dell'anno, bacia Marco Caprai, che è venuto a portarci dall'Umbria il sole sui lungarni fiorentini. E stasera la missione è particolarmente ardita, perché vogliamo abbinare al meglio i vini di queste God Save the Wine con la cucina del Fusion, che è una cucina abbastanza particolare, ma è anche vero che riflette una tendenza. Tu che giri il mondo, questa è una delle cucine che va per la maggiore nei ristoranti, no? A New York è una tendenza sempre più diffusa, anche perché un bel pezzo del mondo mangia piatti di origine asiatica o di origine fusion, quindi sempre di più è importante legare i vini italiani, i vini della tradizione italiana, ai piatti che hanno origine o hanno tratti in comune con la cucina asiatica. Ecco, allora, a me qui ha colpito subito questo spicy tonno, anche il nome, tonno pinna gialla, daikon, maionese piccante e cipollotto. Quindi adesso guardo in questa cosa ci possiamo abbinare. Ma io penso che ci possiamo abbinare il gregante. Spicy tonno, quindi comunque potrebbe essere un tonno del Mediterraneo, perché tonno a pinna gialla è pescato principalmente, il migliore nel Mediterraneo, e di cui i giapponesi fanno incetta e sono golosissimi, e quindi ci abbiniamo il grecante. In effetti, assaggiandolo, il grecante è un vino che ha struttura, mi sono già servito, perché non si sa mai, con i produttori di vino parlano, ma non sempre, ecco, mi sono permesso. Comunque effettivamente ha una bella struttura, un accenno di tannino, una bella struttura iniziale se uno pensa a un vino, classico vino bianco leggero, invece è un vino che ha una sua personalità, una sua struttura, e perché con questi piatti ci vuole una struttura e una bella personalità. Questo grecante è sempre stato buonissimo, negli anni secondo me ha perso un po' di corpo e struttura che erano forse un po' eccessive, e oggi è veramente molto moderno, molto fresco, piccante, ci piace, questi ritorni agrumati, ecco. E invece andiamo a prendere qualcosa di un pochino più ecco, una bella zuppa, anche questa, le zuppe da noi le guardiamo male, ma in tutti i ristoranti anche gourmet ci sono. Questa un ramen con pak choi, cipollotto, uovo marinato, maiale e tofu, quindi qui abbiamo veramente una cosa importante. Abbiamo la necessità di avere un vino di struttura, perché con il maiale, con il cipollotto, quindi è sicuramente una zuppa di sostanza, una zuppa con una buona base anche grassa, e quindi è necessario un vino già, un bianco rosso. E quindi un bianco rosso, questa ormai famosa cuvée secrète, che ormai ci sono celebrate diverse anche verticali di questo vino, no? Che è stato presentato ormai quasi 10 anni fa. No, 10 anni fa no, sono solo 6. 6, sembra ne ha passate, ecco, quindi le vedete già dal colore. Il tempo passa velocemente. Quando ci si diverte sempre. Quindi no, la composizione è ancora segreta, però come vedete già dal colore si vede la struttura, l'intensità, l'estratto di questo vino. Beh, effettivamente c'è delle note speziate, burrose, vaniglia, poi ci sono ritorni balsamici, il timo, l'eucalipto, erbe aromatiche. In effetti mi immagino con questa zuppa è veramente una bella lotta, ma soprattutto è un vino con una persistenza notevole. Mentre continuo a parlare ritornano, ce lo svelerai prima o poi il decennale, ci svelerai l'uva o continueremo a il blend di uve, perché comunque è un blend di uve che parte con la matrice del nostro grechetto in Umbria e viene completato con le varietà che danno spessore e lunghezza a questo vino, che viene affinato in barrique per 10 mesi. Comunque, abbinamento fusion o no, un grandissimo vino. Grazie Marco.